Anna Monzoni ha 32 anni ed è sposata con un marittimo imbarcato su un mercantile. Abita in un appartamentino a Cibali con altri familiari, un bambino di 10 anni che diventerà sindaco di Catania e una bambina di 3 anni e mezzo. Giorno 16 aprile Giovanna esce soltanto per andare alla Civita, che è un quartiere di Catania che si è sviluppato attorno al porto, per andare dall'armatore Matteo Scuderi. Giovanna vuole sapere il recapito telegrafico del marito, perché a quei tempi non era lecito sapere né la destinazione né il luogo in cui si trovavano tutte le imbarcazioni, anche quelle di tipo commerciale. Eccoci qua, arriva in via del Vecchio Bastione, proprio accanto a quello che resta del Teatro Coppola, che era il teatro dell'opera di Catania prima che venisse costruito il Teatro Bellini. Di questo parleremo, anche perché è stato distrutto proprio durante i bombardamenti del 1943. Ecco, e siamo a ridosso del porto. Giovanna ottiene il recapito e compila il telegramma per il marito che potrebbe aver avuto notizia dei bombardamenti della sera prima. Tutti bene, baci, Giovanna. Molto telegrafico, giusto, eh? Anche perché i telegrammi costano. Si reca alla posta, questa della Civita, molto grigia, dove veniva anche mia nonna a ritirare la pensione, e scompare. Che fine ha fatto Giovanna Monzone? Giovanna manda il telegramma e poi prende il tram numero 4 per tornare a Cibali, ma a casa non ci tornerà. La cercano negli ospedali, la cercano tra i feriti, tra le macerie, la cercano al cimitero, tra i morti. Che fine ha fatto Giovanna Monzone? Iscrivetevi al canale e io ve lo racconto nella prossima puntata.